È stato un Max Allegri duro, ha usato delle parole dure nei confronti di alcuni giocatori, in particolare su Rabiot. Ha detto, è inutile parlare della potenzialità di Rabiot, di quello che può fare Rabiot. Rabiot deve dare di più, punto, semplice, non si parla di altro, di impegno. E Allegri su questa storia dell'impegno ci è tornato tante volte, dicendo che il ritiro sì, è stata una roba che ha aiutato, che magari ha dato quel senso, ha ridato quel senso di stare insieme, stare uniti, quello che c'è stato quest'estate che poi si era un po' perso, ma dicendo anche che la partita che fa la Juventus è la fotografia dell'allenamento della Juventus, andando a bacchettare alcuni giocatori, andando a dire a alcuni giocatori guardate che così non va bene, perché si gioca male, perché ci si allena male, non giocare male, giocare bene, quel discorso lì. I risultati non arrivano perché l'impegno in allenamento o l'impegno in una partita c'è come non c'è. E si è preso gran parte di responsabilità, ma dall'altra parte, tra le righe, l'ha anche riversata sui calciatori. E io credo che sia anche giusto così, perché lo sappiamo bene, Allegri ha delle colpe? Punto interrogativo, sì. Lo so io, lo sapete voi, lo sa Allegri, che l'ha ribadito anche oggi, ma è ben consapevole anche del fatto che ci sono dei giocatori che non stanno dando tutto. E quindi eccoci qua. Per le parole di Massimiliano Allegri c'è la conferenza che potete leggere su OneFootball, il link per scaricare OneFootball è qui sotto in descrizione, e ci porterà OneFootball anche alla probabile formazione o formazione titolare, perché domani si gioca alle 18 contro la Fiorentina, l'ultima partita della Juventus del filotto prima della pausa nazionali, e Allegri ce l'ha detto, se non si vince domani, tutta questa storia del ritiro, l'entusiasmo, la bella prestazione con lo Zenit e tutto quello che ne è derivato, non vale niente, quindi scaricatevi OneFootball per rimanere aggiornati. Io vi dico la mia, ve l'ho già detta anche ieri, mi auguro che la Juventus domani scenda in campo con gli stessi identici 11 che ha avuto contro lo Zenit, e non perché mi piacciano di più, siano i più belli, secondo me siano i più forti, il modulo perfetto, no, non penso nemmeno questo, ma per un discorso di risposte, di impegno. Allegri ce l'ha detto, è un discorso di impegno, perché se ci sono dei giocatori che poi in allenamento fanno certe cose, quelle certe cose le fanno anche in partita. È come si diceva prima per Rabiot, non è un discorso di potenziale, non è un discorso di chi è più forte, è un discorso di dover dare di più. Poi, a onore del vero, l'altra sera ci sono stati anche degli accorgimenti tattici, perché è vero come vero che quando si perde Allegri ha delle responsabilità, è vero come vero che quando si vince Allegri ha dei meriti. E l'altra sera con lo Zenit ho visto una squadra più corta, più compatta, che si muoveva bene, veramente corte, sia quando si attaccava con la difesa alta, sia quando si difendeva. E Allegri ce l'ha detto ancora una volta, ma è un concetto che abbiamo già passato tante volte, poi diventa anche noioso. Non importa quanti giocatori offensivi metti insieme, perché l'altra sera c'erano praticamente quattro attaccanti più McKennie e l'altro era Locatelli nei giocatori oltre la difesa. L'importante è l'atteggiamento, lo spirito di sacrificio che si ha quando si difende. E lo so che Allegri magari certe cose le marca maggiormente, e chi è fan di un gioco diverso, di un gioco prettamente offensivo, il continuare a sentire difendere, bisogna trovare la fase difensiva, può risultare noioso. Lo capisco, non è un problema. Non è per me, nel senso che a me piace vincere 2-0 piuttosto che 4-2 come l'altra sera. Poi mi esalto nel fare 4 gol, questo non ve lo nascondo. Ma dentro di me c'è quella vocina che dice, se riesci a mantenere la porta inviolata e comunque tu la tua fase offensiva la fai, perché la fase offensiva non è che può venire a mancare, venire meno, non è che non puoi tirare in porta, anzi quello mi fa tremendamente arrabbiare. Gli 1-0 che abbiamo fatto mi sono andati bene per il risultato, non per le prestazioni. Ma so che se non hai una solidità difensiva non sei una grande squadra, o fatichi ad essere una grande squadra, perché non è vero che non sei una grande squadra. È molto più probabile che tu sia grande squadra se riesci anche a prendere meno gol. E noi siamo nel peggior momento statistico della Juventus da 10, 15, 20, 30 anni a questa parte. Siamo, ragazzi, uno scolapasta. Siamo bucati continuamente. E domani andiamo a affrontare Vlahovic, di cui abbiamo parlato ieri in un video, che magari vi consiglio di riprendere, di ricordarvi, lo trovate qui sopra nelle schede, di vederlo. Vlahovic, ce l'ha ricordato anche le statistiche, è uno degli attaccanti che sta segnando di più in Europa, il giocatore che ha segnato di più nell'anno solare in Serie A. Quindi sicuramente un impegno, una sfida davvero complicata per una Juve che in questo momento non è solida. E dice bene Allegri, non è che se abbiamo vinto con lo Zenit abbiamo risolto i problemi, no, abbiamo fatto il nostro, e quello lì è già dimenticato. La partita con lo Zenit è già storia, è già scritta sul libro, benissimo, ce la ricorderemo, è stata una serata fantastica, ci siamo divertiti, ci siamo goduti una bella partita, ma basta,
Il presente dice occhio alla Fiorentina, perché se vogliamo aggiustare la classifica, e io ve lo torno a dire, io nel quarto posto ci credo, non ci credo nello scudetto, ma non per un discorso solo della Juventus. Ma ragazzi, ma vedete il campionato che sta facendo Napoli-Milan? L'Inter li è attaccata, la Roma li è attaccata, l'Atalanta è lì, la Lazio è lì. E dato che abbiamo un filotto di partite tremendo nell'immediato futuro, è ora di darci una svegliata. E la Fiorentina è sopra di noi, e la Lazio è sopra di noi, e l'Atalanta è sopra di noi, e la andiamo a affrontare, eh? Dopo la pausa ci sono queste. E se vuoi davvero arrivarci al quarto posto, non puoi solo difendere. E Allegri lo sa bene. E oggi dice una cosa ancora una volta intelligentissima, importante. Le critiche ci stanno. Se un allenatore non sta conseguendo risultati, è giusto che venga criticato. È per questo che si mette in mezzo, si mette in cima alla lista dei colpevoli. E poi dice, va bene, colpevole io, ma colpevoli anche quelli che in campo non danno tutto. E per me questa è la fotografia, il riassunto perfetto di quello che deve essere il calcio. Oggi, per dire, sul secondo canale ho fatto uscire anche un video inerente a Antonio Conte e lì proprio andavo a bussare sull'idea di impegno, sull'idea di giocatori che vogliono morire per l'allenatore. Ad oggi ne vedo pochi di giocatori che vogliono morire per l'allenatore, per la Juventus o per il risultato della Juventus. Quindi ripartire da dove abbiamo lasciato, dai giocatori che ci hanno dimostrato di impegnarsi. Poi concludo questo video con un piccolo punto, che è un po' anche il titolo del video. Sule, che è stato convocato dalla nazionale maggiore argentina, e già ieri erano esplose un po' le polemiche, ecco, vedete, noi alla Juventus invece non lo valorizziamo, e invece in Argentina, che ci hanno visto lungo, lo hanno convocato. Oggi Allegri ci è tornato su questo punto perché gli hanno fatto due domande a proposito di Sule. Io ieri non l'ho nominato, ho fatto due video, non ne ho mai parlato, ma c'è un motivo. Io Sule non lo conosco, l'ho visto giocare un paio di volte in amichevole, quest'estate col Cesena, con l'Alessandria, insomma, ho visto quando è stato utilizzato dalla Juventus di Allegri, ok? E mi è veramente parso un buon giocatore, mi ha impressionato. Io però non penso di avere nemmeno la competenza di valutare un giocatore classe 2003 a confronto con una prima squadra della Juventus. Però mi aggancio a questo discorso di Sule, che ribadisco, non voglio, ovvio, sono onorato, mi fa piacere che un giovane della Juventus sia convocato con la nazionale argentina, ma mi collego appunto per parlare della Juventus Under 23, perché Allegri è passato su questo concetto durante la conferenza stampa e ha detto che lui e la società hanno pensato a un percorso di crescita di vari giocatori. È un mio vecchio cavallo di battaglia. Secondo me è assurdo che un Under 23 giochi un campionato di Serie C. Serie C, 23 Serie C. Perché c'è un cortocircuito proprio nel ragionamento. Nel senso che a 23 anni i calciatori che sono nel vivaio, nelle giovanili della Juventus, che debbano essere poi passati alla prima squadra, non possono essere giocatori di Serie C. Perché sennò diventano giocatori della Juventus a 27, 28 o mai, che è più probabile. Oggi Allegri ha detto ancora una volta, e anche questo lo so che dà fastidio ai lungimiranti, a quelli che ragionano solo in prospettiva e che pensano che magari a 27, 28, 30 anni un giocatore già non valga più niente, e anche qua liberi di pensarlo, per dire, io ci penserei due volte oggi prima di acquistare, faccio un nome, Mauro Icardi, che è un 93, il prossimo anno ne fa 30, non ci sto a dargli così tanto a un giocatore che per mille motivi e bla bla bla, andiamo avanti. Delle due ne prendo uno più giovane, come ieri parlavamo di Vlahovic. Il cortocircuito, secondo me, è proprio qua. Perché Vlahovic, torniamo su Vlahovic, Holland, giocatori che in questo momento stanno dominando sotto il profilo realizzativo in Europa, sono due classi 2000. Altri due esempi. Locatelli è un classe 98. A quanti anni è che gioca in Serie A? È da quando ha 18 anni che ha fatto le prime esperienze col Milan. Marchisio, per dire, che è un 86, la prima esperienza con la Juventus l'ha avuta nel 2006-2007 in Serie B, e quindi lì è stato un contesto anche particolare, ma a 20 anni Marchisio già giocava con la Juve, a 21 anni giocava titolare o quasi nell'Empoli in Serie A, e a 22 è tornato alla Juventus dove è diventato un titolare. Ma già Marchisio era in ritardo nella tabella di marcia, perché ha iniziato a 20 anni ad affacciarsi alla Serie B. E stiamo parlando di 20 anni fa, praticamente. E questo ci può stare, perché magari era anche un discorso diverso. E in quella Juve, Marchisio con Vieira, Emerson, insomma, avrebbe fatto fatica a giocare. Ecco, non, diciamoci la verità, proprio le cose come stanno.
però probabilmente già in una Serie B o in una medio piccola di Serie A, che è quello che è il progetto della Juventus di oggi, a quell'età, probabilmente 20 anni fa, ci poteva stare Marchisio. Ad oggi, dato che Allegri ha parlato di Fagioli e di Ranocchia, Fagioli e Ranocchia sono di classe 2001, hanno soltanto un anno in meno di Holland e di Vlahovic. E Holland e Vlahovic sono qui che valgono 80 milioni Vlahovic? Non lo so, Holland, 150, 200, fate voi il prezzo, perché tanto è un prezzo fuori dal mercato, con solo un anno di differenza rispetto a Fagioli e Ranocchia, che possono sì essere dei buoni prospetti, ma dopo qualche apparizione in Serie C e quest'anno in Serie B, stiamo parlando di un confronto con dei giocatori come Holland, che ha già stracciato i record di segnature in Champions League, o Vlahovic, che è il giocatore che ha segnato di più nell'anno solare in Serie A. Poi, come dice bene Allegri, in tutte le cose ci sono le categorie. Non è detto che questo ragionamento sugli anni vada bene per tutti i giocatori, perché semplicemente se uno è più forte di quegli altri, oh, ragazzi, gioca, cioè c'è poco da fare. Gioca lui e basta, perché se lo merita. È proprio un processo, è proprio un principio che se a 21 anni, come sono Fagioli e Ranocchia, mi giochi in Serie B, e poi Allegri dice il processo prevede che vadano a farsi le ossa almeno un anno in Serie A in una medio piccola, quindi 22 anni, diventino giocatori per la Juve a 23 senza aver mai giocato una competizione europea, magari perché una medio piccola non la gioca, per vincere tutte le partite giocando ogni 3 giorni. E forse lo stiamo vedendo anche con Locatelli, che è un po' impacciato nella mentalità di giocare ogni 3 giorni, ma non perché Locatelli sia scarso, ma perché semplicemente quelle cose non le ha mai fatte. Quindi non sarebbe meglio abbassare l'età in cui questi giocatori partono per fare queste esperienze tra Serie B e poi Serie A? Che ne so, a 18-19 anni sarebbe ora di farli giocare in Serie C nell'Under 23 della Juventus, in modo che a 20 anni li possano fare quell'esperienza in B e a 21 già mi stiano giocando in Serie A. Se mi arrivano a 21 anni ad avere già una ventina, 25, 30 presenze in Serie A, poi l'anno successivo possono essere dei giocatori a 21-22 anni, e ribadisco, già qua siamo in ritardo, che possono fare qualche presenza con la Juve, per poi a 22-23 iniziare a essere titolari. Ma siamo già in ritardo così. Se iniziamo a 18 anni, se iniziamo a 20-21 a mandarli in Serie B, secondo me siamo molto in ritardo rispetto al resto dell'Europa. Ma basti guardare le altre squadre che in Champions League buttano su quelli di 18-19 anni, 20 anni, e che magari a giocare con i più grandi, i più forti e in quelle competizioni lì, perché il discorso è sempre quello, alzare il livello, dopo sono già pronti. Ma basti pensare banalmente a Kane e Kulusevski, che sono due classi 2000 all'interno della rosa della Juventus, che sono da 3, 4, 5 anni nel giro della Serie A, non Kulusevski perché è il suo terzo anno di Serie A vero e proprio, anche se qualche partita con l'Atalanta l'aveva già fatta 4 anni fa, Kane con la Juventus, primo anno di Ronaldo, poi c'è stato il Verona, insomma, che ne è 4-5 anni che comunque a questi livelli si gioca, esplode al PSG in Champions e sono di classe 2000. E allora com'è possibile che Kane e Kulusevski, che sono dei classe 2000, sono 4-5 anni che giocano tra Serie A e Champions League o comunque campionati competitivi, e invece Fagioli e Ranocchia, che sono dei 2001 tra Serie C e Serie B, per poi dire che l'anno prossimo vengono in A e poi li valutiamo successivamente? Perché si rischia sinceramente di avere dei giocatori troppo in ritardo. Ma questo è un danno anche per la Juventus stessa. Ken e Kulusevski valgono 38 milioni. La Juventus ha pagato Kulusevski 35 milioni, Ken 38, e sono dei 2000. E che adesso sono anche dei punti interrogativi per la Juve. Perché nessuno dei due è titolare, nessuno dei due è irrinunciabile se in chiave mercato arriva un'offerta da valutare. Però si è generato valore, dandogli la possibilità di giocare e crescere prima del tempo. Prima parlavamo di Locatelli, da 18 anni che qualche presenza col Milan la fa, da quando ha 18 anni, e anche questo 35 milioni di euro. Perché i giocatori giovani sono quelli che guadagnano valore più in fretta, ma per guadagnare valore hanno necessità di provarci. Ora, io non sto chiedendo che solo classe 2003 sia titolare nella Juventus, perché non è vero. Anzi, c'è una buona notizia, lo diceva ieri Romeo Agresti, dalla prossima fase, quindi dagli ottavi di Champions League, la Juventus lo potrà inserire in lista B, poiché ha completato un iter che gli permette di essere inserito lì. Quindi potremo già convocarlo per la Champions come Under 23, come Under 21, possiamo inserirlo quando vogliamo.
Però penso che sia già necessario iniziare a portarselo in panchina. E se ieri parlavamo del discorso di Kulusevski, che se a gennaio dovesse arrivare un'offerta buona per poi arrivare a Vlahovic a gennaio, che ribadisco, secondo me non può esistere, ecco che quel posto di Kulusevski, che in questo momento non è un titolare, è un giocatore che dal primo minuto praticamente non ci parte mai, potrebbe iniziare a essere appreso da Sulé per fare, la butto lì, da qui alla fine dell'anno 4 presenze in prima squadra con la Juve, in cui facciamo 90 minuti, da qui a fine anno 90 minuti di Sulé. Però l'anno prossimo la preparazione se la fa con la Juve e poi si valuta se tenerlo già in rosa della Juve o se mandarlo in Serie A in una medio piccola, per poi l'anno dopo ancora averlo già nella Juventus per fare 25 partite e l'anno dopo ancora titolare. Però iniziamo ad anticiparla questa cosa, se no non ci saltiamo fuori. È un po' il principio che l'anno scorso, quando ormai eravamo fuori da tutto, comunque dovevamo giocare per il quarto posto, c'era Ramsey che camminava in campo, mi dava un fastidio merdo, scusate, che guadagna quello che guadagna, non si impegnava, sempre infortunato, non faceva la differenza, e allora nella mia testa, perché non facciamo giocare Fagioli al suo posto per iniziare a far rimettere dei minuti nelle gambe in Serie A e farlo giocare in Serie A con la Juve? Sbaglierà, certo, è giovane e deve sbagliare, però sbaglia anche Ramsey, che non vogliamo più tenere, che guadagna tanto, che non c'è mai, che lo vogliamo dare lì al primo che passa, se passano per strada e ci chiede Ramsey glielo diamo, perché non può sbagliare Fagioli per crescere e fare qualche presenza entro la fine dell'anno di Juventus disastrata? E questo il grande punto interrogativo, perché io capisco nelle squadre forti, prima dicevo, no, Marchisio con Vieira, Emerson, ma quando gioca? Ho capito, però Fagioli, Ranocchia stesso con Ramsey, Bentancur, Rabiot, e non sto dicendo che siano più forti, sto dicendo che sicuramente avranno più voglia e che anche un pro per la Juventus, perché più giocano i giovani e più guadagnano valore, e Allegri ce l'ha detto, fanno tre stop, sono da 40 milioni, sono da pallone d'oro, e questa è la narrativa, non la cambiamo. Ma intanto cerchiamo di farci furbi e di valorizzarli questi giocatori, dato che se con tre stop valgano 40 milioni e noi siamo con le peste al culo, e allora facciamoli valere questi 40 milioni, che se arriva il matto con 40 milioni li rivendiamo magari, o ci pensiamo, perché se sono forti dici me li voglio tenere. Però iniziamo a crearlo questo valore, e un po' prima rispetto a quali sono i piani. Poi questa è la mia opinione, è semplicemente un ragionamento basato su quello che vedo nel resto d'Europa. Perché è assurdo che dei classi 2000 che vogliamo andare a prendere, o dei 98 o dei 2001, valgano dai 30 ai 100 milioni e i nostri hanno fatto 10 presenze in Serie C e 10 presenze in Serie B. E poi l'anno prossimo vediamo in A e poi l'anno dopo ancora vediamo se sono per la Juve. Allora arriveremo sempre in ritardo su tutto.